Ciao Andrea, tutto bene? Ciao Max. Cosa ne pensi di questa New Balance Beacon 2? Una scarpa che presa in mano è molto leggera, è una scarpa che forse metterei nelle daily trainer, ma proprio daily trainer nel senso che userei sia per fare lenti che per fare lavoretti. Guarda che la telecamera da guardare è l'altra, Per questa New Balance Beacon V2 in effetti non sono necessari nemmeno 100 km. Per chi non lo sapesse, sono Massi e con Cesare e Andrea, assieme a Silvia, parliamo di tutto quello che riguarda la corsa in maniera semplice ma non banale. Papi, fa niente, dai. Cosa? Non so. Beh, Silvia si è preparata per il video del workout di mercoledì. Confesso che le scarpe con la N sono le mie preferite, soprattutto da quando New Balance ha ammorbidito le mescole. New Balance, casa americana di Boston di 114 anni, sponsorizza tra l'altro la maratona di New York, mentre quella di Boston, paradossalmente, è sponsorizzata da una scarpa con la A. Oggi parliamo di un modello dell'anno scorso, anche se è molto interessante, soprattutto in vista dell'estate, perché tra pochi giorni uscirà anche il modello successivo, la versione 3. Veniamo alle spec. Sono scarpe da 207 grammi, differenziale 6 come da tradizione New Balance, 26 mm nel tallone, 20 mm nell'avampiede. Non fatevi ingannare dal peso di 207 grammi molto ridotto, perché in questo caso la mescola Fresh Foam è utilizzata con un'intersuola in EVA a iniezione e non a compressione e di conseguenza questo facilita la riduzione del peso. Se combinate questi due elementi, peso ridotto e drop ridotto, troverete un comportamento della corsa molto particolare che a velocità ridotte vi consentirà di avere un atterraggio morbido, mentre a velocità elevate una prestazione molto reattiva. Se ci aggiungete una tomaia in knit molto traspirante e uno spazio nell'avampiede molto generoso, troverete che combinati con il tallone morbido, questa scarpa può essere utilizzata davvero durante tutta l'estate. Infine, a livello di suola, l'intersuola ricopre tutta la superficie, tranne in alcuni punti strategici dove invece troverete una gomma molto più rigida che vi permetterà, sia in avampiede sia nel tallone, di correre davvero velocemente. L'unico vero problema sarebbe per coloro che corrono di mesopiede, per i quali, ovviamente, visto che l'esposizione dell'intersuola è in contatto diretto con il terreno, troverete che la mescola tenderà a rovinarsi molto più anticipatamente, in particolar modo secondo noi dopo 400-500 km. Questa secondo noi è una scarpa estiva ideale, non a caso New Balance la fa uscire nel mese di luglio e mi direte, la versione 3 non si differenzia molto da questa, da quanto si è visto su internet, molto probabilmente molto simile e di conseguenza se trovate o questa o la versione successiva, vi consiglio di comprarla e di utilizzarla durante le vacanze. Sappiate infine che questa scarpa non ha il Fresh Foam X, ma il Fresh Foam, non ha il Fuel Cell, che invece abbiamo testato l'anno scorso con la Propel, ne parleremo nei prossimi giorni. Senza ulteriore indugio, qualche secondo per vedere in dettaglio la scarpa, poi 50 secondi di corsa con me e Andrea. Infine intervisteremo il nostro eroe che si è messo la maglietta Mizuno, ovviamente nessuno è perfetto. Ad ogni modo, lascio la parola alla scarpa.
too generous. Now I've learned to never help you out. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. A little stronger now. A little stronger now. You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Ciao Andrea, tutto bene? Ciao Max. Cosa ne pensi di questa New Balance Beacon 2? È una scarpa daily trainer, dicevo, una scarpa davvero da tutti i giorni. La userei sia per fare i lenti, perché la sento comunque morbida e confortevole, la userei anche per i lavori perché è molto leggera. E a chi sono adatte secondo te queste Beacon 2? Guarda, ti direi persone da un peso relativamente basso, sicuramente, allora diciamo sotto i 70 kg le userei per fare tutti lavori e lenti, e invece sopra i 70, fino ai 75 kg le userei al massimo per fare i lavoretti, tipo dal medio alle ripetute. E secondo te per quali distanze andrebbero bene? Guarda, per le ripetute, vabbè, siamo sempre comunque sul volume massimo di ripetute, quindi anche 8-10 km di lavoro, e per i medi comunque non avrei problemi a portarle fino a 14-15 km. E cosa ne pensi del grip della suola? È un po' particolare, sembra simile a quella delle 1080 V10, cosa ne pensi? Allora, non lo so, perché le 1080 V10 sembravano più carrozzate, sembravano più avere un buon grip, invece dopo tipo sul bagnato non le ho trovate così stabili. Questa, avendo la suola un pochino più morbida, sembrerebbe che tenga un po' di più sul bagnato. Ovvio che non essendo una scarpa, cioè, o meglio, quando piove non ci faccio tanti lavori, quindi non lo so, non userei una scarpa così, magari userei tipo un Adidas, una Boston o una Dios per fare i lavori. Quindi. E qual è la tua opinione dell'intersuola e come si comporta ai diversi ritmi? E guarda, ti dico, l'intersuola è di quelle che mi piacciono a me, perché comunque è molto, molto leggera, ma sembra anche molto protettiva, quindi per quello che ti dico, se non mi dicessero che è una 2, ti direi che ci farei lenti tranquillamente, perché mi ci trovo bene, mi sento a mio agio. E però per fare i lavori comunque è una scarpa che comunque nell'avampiede rimane comunque un po' ammortizzata, ma molto reattiva. E secondo te quanto pensi che durino queste New Balance Beacon 2? Questo è un punto di domanda per me, perché guarda, ho avuto, diciamo, problemi con la suola, con il battistrada, con le 1080. Queste sembrano già comunque un po', comunque sono delle A2 e arriverei comunque ai 500 km senza problemi. E invece cosa ci dici a livello di calzate e numero? Calzate e numero, mi sta benissimo il 27 di Massi, quindi se volete prendere il vostro numero l'avrete un pochino più confortevole, il mezzo numero è un pochino più precisa se la volete usare per fare le gare o i lavori. E come al solito, le campane. Ma perché a Gorla suonano ogni mezz'ora, quindi fondamentalmente è impossibile non sentire durante la nostra recensione. Ma quali sono secondo te i punti di forza e debolezza di questa scarpa? Guarda, super punto di forza secondo me, che non è per niente trascurabile, che si può usare per qualsiasi lavoro, tra le ripetute, lento o il medio, quindi per assurdo se dovessi andare in vacanza una scarpa così me la porterei, l'unica scarpa. Punti di debolezza è sempre un po' questa mania che hanno un po' tutti di lasciare il tallone un pochino più morbido, e che a me qualche volta crea dei problemi di instabilità, quindi sento magari il piede scappare via, quindi non molto preciso, però sento che tanti si trovano bene, quindi è solamente magari un problema mio. È comunque una tendenza di mercato, in effetti abbiamo già visto tantissime altre scarpe con questa tipologia di tallone. Esatto, anche se secondo me tra un pochino ritorneremo un po' indietro, perché ho già visto le Pegasus 37 che comunque sono ritornate al vecchio stampo, diciamo. E quali sono secondo te le scarpe più simili a questa? Ovviamente è una scarpa dell'anno scorso, quindi tra poco uscirà anche la versione 3, è per questo che stiamo facendo la recensione.
Quali sono secondo te le scarpe più simili? Guarda, mi ricorda tanto una Kinvara che a me non ha fatto impazzire, infatti questa qua la preferisco perché mi sembra comunque un pochino più reattiva, un pochino più morbida e confortevole, proprio per dire una scarpa. Altre scarpe non mi vengono in mente, anche perché è una scarpa un po' vecchio stampo con poca suola, poca intersuola, poca gomma, quindi adesso tipo Nike stava andando avanti con degli scarponi, con delle zeppe, queste qua rimangono vecchio stampo, quindi ripeto, una Kinvara un pochino più morbida, un po' più reattiva. E penultima domanda, ci hanno chiesto, siccome New Balance è una delle ricerche più importanti sul nostro canale, quando testeremo le Fuel Cell TC di New Balance con piastre di carbonio. Quando arrivano quelle? Sono già arrivate, non lo so. No, appena arrivano le testeremo. Dicono che sia una gran scarpa, ho visto dei lavori da degli amici davvero forti con quelle scarpe, quindi sono curioso. E invece l'ultima domanda, non stiamo facendo un po' troppe recensioni? Ne stiamo facendo troppe? No, per Max ne tirerebbe fuori due al giorno, il problema è che non abbiamo scarpe per tirarne fuori due al giorno. Ma neanche il tempo, ovviamente. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima. Playing with the monsters, they brought me alive, but got no help.